Vittorio Cecchi Gori in questi giorni è stato ospite al Lucca Summer Festival, dove è stato intervistato da Alessandro Ferrucci ed Eleonora Daniele. Chiacchierando dei suoi amori di gioventù, Vittorio Cecchi Gori ha ovviamente parlato di Rita Rusic, ma anche di Ornella Muti, con cui ha avuto un flirt non corrisposto a pieno. E proprio parlano dell'attrice è scivolato in una gaffe. Prima della Rusic c'era stata la Muti, ma la Muti però ero innamorato io, non era innamorata lei. Bisogna essere innamorati in due e ce l'ho avuta con lei una storiella d'amore, però non è finita in bene. Effettivamente era una delle poche volte che avevo preso una tramvata, in quel periodo pure Celentano si era innamorato di lei. Ci eravamo tutti un po' innamorati della Muti, era proprio bella. È bella, poverina, poverina perché non la sento da un po' di tempo. Lasciamo perdere, a mia madre le era simpatica, la faceva ridere. Lei effettivamente era spiritosa, Francesca è spiritosa. Io la chiamavo così, il vero nome di Ornella Muti è Francesca Rivelli, NDR. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dirli. Cioè, quali problemi avrebbe oggi Ornella Muti? Cosa hai detto, Cecchi Gori? Vittorio Cecchi Gori, le parole su Ornella Muti al Corriere della Sera. Già 2 anni fa il regista toscano ha parlato dell'attrice. Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un'attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione. Avrei voluto che finisse in un'altra maniera. Ornella Muti è bellissima anche oggi, ma negli anni 70 era davvero una dea.